Ciao ragazze, bentornate a tutte sul canale. Allora, siccome in tante di voi mi avete richiesto altre nail art natalizie, ho deciso di effettuare queste due nail art molto molto facili, veloci da realizzare, nail art da salone che tutte possono appunto realizzare con pochissimi prodotti, pochissimo materiale. Vi lascio la visione del video tutorial, spero che appunto che il video vi sia utile e vi piaccia. Se è così lasciatemi un pollicione, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Allora ragazze, ecco qui, io ho steso l'H269 di La Femme Professionnelle su questa tip, ho opacizzato un pochettino la zona dove dovremo andare ad attaccare queste catenelle. Ok, quindi partiamo con la prima nail art, andremo ad effettuare un fiocco di neve per metà unghia, quindi nell'altra metà andremo ad attaccare lei. Vado a farmi più o meno la lunghezza che mi serve per l'unghia. Tenete conto di tagliarne un pochettino in più perché queste catenelle sono stupende. L'effetto che danno, ma sono molto 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 delicate. Di solito quasi sempre dei pezzettini saltano via. Quindi io con la punta della mia forbice vado a rialzare il primo pezzettino e poi molto delicatamente vado a tirare. Ok, in questo caso mi è andata bene che non si è rotto niente. Vado ad appoggiarla dove mi serve. Mi aiuto, vedete, con il dito faccio pressione, in questo caso io l'ho fatta più lunga, ma poco importa, meglio più lunga che più corta perché poi veramente capita il 98% delle volte che si spezzi qualcosina, quindi poi piuttosto andiamo a tagliare. Non preoccupatevi se vedete le linee di buffer, tanto poi va via e questo è quello che abbiamo appunto ottenuto. Dopodiché a questo punto andiamo a prendere il bianco. Utilizzeremo il bianco di Pastone Unghie in questo caso e andremo ad utilizzare il liner. Vi faccio vedere questo fiocchetto che ho seguito sulla diretta della pagina Facebook di Claudia Bentoglio che è in stile unghie e quindi lo andremo a realizzare. Quindi vi faccio un pochettino di zoom. Allora, con il mio pennello bagno solamente la punta e vado a crearmi le prime parti del mio fiocco. Quindi appoggio e tiro. Ok? Facciamo conto che è come se qui ci fosse il puntino di collegamento, ok? E vado a farlo anche di qui. Ok? Appoggio e stessa cosa anche di qui. Ok? Adesso scarico un pochettino il pennello e dalla gocciolina che abbiamo lasciato qui vado a farmi una piccola punta. In questo modo. Cerco di allargare un pochettino tutte e tre. Adesso io vado a bloccare un attimino il colore per evitare di fare casotti, quindi bastano giusto 5 secondi. Dopodiché andremo a fare la stessa cosa, però con delle parti un po' più piccole. Quindi io prendo in questo caso il pennello micro perché mi trovo molto meglio. Puccio sempre solo la punta e iniziamo a crearci. Da qui,
Vedete? Quindi deposito la goccia e vado a tirare verso l'esterno, ovviamente, da questa parte verso l'esterno. Così. Riblocco ancora il colore. 5 secondi bastano e facciamo la stessa cosa per tutte le tre linee guida che ci siamo già stabilite. Quindi prendo, in questo caso saranno un po' più piccoline, così. Vado ad aggiungerle anche qui. Ok, vedete? Adesso, siccome c'è un po' di buchini anche qui sotto, andiamo ad aggiungerne due anche qui. Sempre che si ricongiungono. Vado in lampada e finisco la catalizzazione. Questo fiocco si può fare sia sull'intera tip, quindi nel caso dell'intera tip andrete a definire prima la croce centrale, poi la croce obliqua e farete lo stesso lavoro per tutte. Io ho deciso di farlo solamente su metà tip, in questo modo. Poi sopra, prima di andare a polimerizzare, potevate eventualmente anche andare ad applicare della polvere. A me, siccome non piace moltissimo, ho deciso di lasciarla così. Adesso sotto andremo con il dotter, prendiamo un po' di prodotto, ci creiamo dei pallini più o meno grandi. E facciamo dei piccoli punti luce, sempre con il pennello micro. Cosa vado a fare? Vado dentro al colore e vado a tirare semplicemente delle righe, in questo modo. Ragazze, e possiamo fare dei pallini che a me piacciono molto, molto più piccolini, molto più vicini. Che sono i fiocchetti di neve. Ed eccoci qua. Vado a catalizzare, lucidiamo e la prima nail art è finita. Come potete vedere, in 2 minuti abbiamo effettuato una nail art molto carina. Particolare, andando ad utilizzare appunto anche loro, che sono bellissime veramente, ragazze. L'effetto, e vi faccio vedere anche quella con l'argento, eccolo qua. Sono veramente bellissime, sono solo molto molto delicate, quindi dovete un attimino prendere la mano per l'utilizzo, ma veramente ne vale la pena. Poi andiamo. Allora, adesso questa qua la lucidiamo per benino. Vi consiglio magari di fare anche due passate di lucido su questa, di modo da bloccare molto bene la catenella. Guardate qua che carina. Ok. Adesso, ragazzi, andiamo a lavorare invece su una tip grigia. Andremo ad effettuare un alberello molto semplice, molto stilizzato, però un qualcosa appunto di particolare. Allora, intanto vorrei andare ad applicare qua e là dei glitterini.
che non uso mai, quindi ho detto vabbè, aggiungiamoli un pochino. Quindi vado a fare una passata a smalto sul colore di Genius. Io lo uso per attaccare qualsiasi tipo di cose, però potete utilizzare anche una base, quello che desiderate. Ok, poi vado a prendere loro, che sono i glitter di Pastaneunghie. Questi sono quelli che cambiano colore con la luce del sole, ma è giusto per dare un pochettino il senso di iridescenza nella tip. Ecco, li vado a mettere un pochettino sparsi, un po' qua e là. Questo decidetelo voi, potete metterli come più vi piacciono, quanti ve ne piacciono, non è un problema. Io li metto solamente un pochettino qui ai lati, ecco. Cercate di appiattirli bene. Ok, vado in lampada, polimerizzo. Questa qui è la tip finita. Bellissima, molto molto carina. Ok, una volta che abbiamo finito con i brillantini, vado a sgrassare Genius perché dobbiamo andare ad utilizzare il colore, altrimenti rischieremmo di, cioè, di farlo un pochettino colare. E andremo a effettuare un alberello con questo glitter qui. Molto semplice, ragazze, questa tip. Quindi vado a sgrassare e adesso abbiamo realizzato solamente loro. Possiamo andare o con un dotter o con un pennellino, come vi trovate meglio. Prendiamo un po' di glitter argento e andiamo a delineare la nostra base dell'albero, quindi un triangolo. Eccolo qua, il più preciso possibile, cerchiamo di farlo, vediamo se mi mette a fuoco oggi. Ok, eventualmente prendiamo il pennellino e andiamo a delinearci bene. La punta e tutti gli altri lati dell'albero. Vado un attimo a bloccare questo colore e poi ci servirà il bianco, come sempre, che andremo a creare le ghirlandine sopra. Quindi io vado ad utilizzare sempre lui, che è il mio micro con la quale mi trovo bene. Prendo il mio bianco, puccio maggiormente la punta e iniziamo dalla parte sotto. Quindi andiamo a creare una sorta di onde. Ok? Da una parte e dall'altra. In modo da dare un po' di movimento al nostro alberello. Continuiamo così. Faccio bloccare il colore, ragazze. Poi ve ne preparerò altre due di tip, sempre a tema natalizio, dato che me le avete richieste.
così da avere già dei video pronti. Poi volevo farvi un video, ragazze, dedicato esclusivamente allo stamping, perché la moda del momento mi sta facendo impazzire, nel senso che mi piace un sacco e quindi volevo proporvelo. Però volevo fare un video un pochettino più specifico perché vorrei spiegarvi molto bene come funziona lo stamping e tutti i tipi di stamping che ci sono. Allora adesso andiamo a effettuare la nostra stella in cima. Io semplicemente lo faccio tipo un fiocchetto, ragazze, niente di che. Eccolo qui. Quindi, siccome per lo stamping veramente ci sono tantissimi prodottini, mi piacerebbe affrontare il discorso fatto bene, in modo da potervi dare tutte le informazioni, dato che adesso ci sono e le ho, in modo che voi possiate scegliere meglio quello che volete fare. Ok, blocco ancora il colore. Vedete che anche questa è una nail art molto molto facile, perché ripeto, io non sono molto esperta, una grandissima disegnatrice, quindi volevo fare qualcosa di molto facile. Anche qui andiamo con i nostri fiocchetti, quindi un po' sparsi. Ecco qui, quindi tre puntini con dotter, vado e tiro. Poi a me non piace molto neanche usare la polvere. Allora, intanto non ho la polvere acrilica, però anche le varie polverine non mi fanno impazzire. Quindi di solito sono sempre sul semplice. Vedete? Anche lei molto facile, molto veloce. Ma una nail art comunque carina. Ecco in lampada e poi sigilliamo. Volendo, se pensate che l'alberello si veda poco, perché in questo caso io ho utilizzato un glitter molto delicato, potete anche creare il contorno col bianco dell'albero, così che si veda un pochettino meglio. Ok, quindi io vi mostro quello che abbiamo fatto. Poi, appunto, come vi ripeto, vi farò degli altri, vi sto già preparando degli altri video, così ogni tot riuscirò a pubblicarveli. Andiamo a lucidare tutta la nostra nail art. A me piacciono molto, anche se sono molto semplici, veramente mi piacciono tanto. Penso che siano cose che si possono fare in poco tempo senza andare a cercare chissà cosa. Vedete che bello, anche i glitter che ho messo danno una luce. Ve li faccio vedere tutte e due, ragazze, prima di andare a polimerizzare. Fatemi sapere quale delle due vi è piaciuta di più. Lasciatemi un bel pollicino all'insù se il video vi è piaciuto. Ci vediamo presto con altre nail art natalizie. Vi mando un bacio. Ciao!